Siamo con Andrea Colli, presidente del Reale Estate dei Presidi, che organizza questa Correndo Sotto le Stelle. Una serata che sportivamente parlando è andata bene, benissimo, ma ovviamente stasera lo sport, presidente, passa un po' in secondo piano per quello che è successo. Sì, purtroppo la tragedia che ci ha colpito ieri è stata una cosa improvvisa e non commensurabile. Ci siamo stretti intorno tutta la popolazione. È stato impossibile ormai annullare questo evento. La scelta è stata quella di correre questa gara perché è comunque un evento sportivo che non si deve fermare perché per quello che ci succede attorno. Lo sport va avanti comunque. Abbiamo cercato di dare un segnale forte, tutti gli atleti, tutti gli organizzatori hanno portato un piccolo segno di lutto per la tragedia che ha colpito il nostro paese. Abbiamo eseguito un minuto di silenzio prima della partenza e il parroco del paese ci ha onorato con alcune preghiere prima nel ricordo delle due vittime di ieri. La gara in sé per sé è una gara ormai collaudata, e gli atleti della provincia e non, e quello ci fa molto piacere, ci seguono sempre e sono venuti anche questa volta. E forse è stato proprio quello l'input che ci ha fatto decidere di fare comunque l'evento. Tanti sono stati partecipanti da fuori regione, da fuori provincia, per cui era brutto farli arrivare qui convinti di passare due giorni all'Argentario facendo una bella manifestazione e dover tornare indietro a bocca asciutta. Il paese doveva andare avanti, il paese è andato avanti, lo ha fatto con una, nella tristezza e nel dolore, una bella serata di sport, perché questa gara continua a essere spettacolare. Sì, i partecipanti tutti sono sempre contenti di questa manifestazione perché la popolazione comunque ha piacere di vederli correre in mezzo alle vie del centro storico del Rione Croce che ci ospita. Qui sentiamo molto il Palio Marinaro del 15 agosto, per cui il Rione che ci ospita veramente mette tutto se stesso e ci dà una mano in tutta l'organizzazione.